grazie per questa occasione, per questo confronto e per questa possibilità di apertura. Probabilmente, come alcuni di voi sapranno, ho un passato ovviamente diverso. Ora sono all'interno di un movimento che si chiama Per il Bene Comune, che è organizzato un pochino tutta Italia e che ha alla base un giudizio estremamente critico su tutti i partiti e su tutte le collocazioni geografiche politiche, centro, destra, sinistra. Riteniamo i vari partiti ugualmente complici, conniventi del sistema. Quando parlo di sistema, appunto il dito verso il cuore di questo sistema, ovvero rispetto alle banche, rispetto alla grande finanza internazionale. Politici che oggettivamente sono finiti ad essere niente più e niente meno che i camerieri dei banchieri, perché oggettivamente sono stati gli esecutori precisi, perfetti, di ciò che la grande finanza ha indicato, di un percorso che ha deciso e che ci ha riversato sulle nostre spalle, perché al fine dei conti a pagare siamo noi. L'Italia adesso si trova al centro di una tempesta, di una grandissima crisi. Sono venti di tempesta che però arrivano da lontano, sono venti di tempesta a stelle e strisce, perché ricorderete sicuramente insomma, la crisi dei mutui subprime a partire in particolar modo 2006, ma in particolar modo 2007-2008, questo effetto domino che ha travolto non solo tutto l'apparato finanziario e bancario degli Stati Uniti, ma che immediatamente ha contagiato e si è riverberato anche in Europa. Ovviamente quando si parla di Europa, noi ci troviamo all'interno di un'unione, anche di un'unione monetaria, e come dire, paghiamo le conseguenze, non solo economiche, ma anche soprattutto in termini di democrazia e particolarmente in termini di perdita di sovranità, perché appunto siamo all'interno di questo grande contenitore deciso a tavolino attraverso una serie di trattati che hanno condizionato le nostre singole vite. Ciascuno di noi, volenti o nolenti, si trova a dover fare i conti con delle imposizioni che hanno deciso in altre città, in altri luoghi e che hanno deciso le nostre vite. Sto parlando in particolar modo del Trattato di Maastricht. Maastricht è quello con il quale abbiamo l'inizio, l'avvio di quella che è una vera e propria schiavitù rispetto alle banche, prima rispetto a un sistema europeo di banche centrali e poi alla Banca Centrale Europea. Un sistema originariamente, apparentemente voluto per controllare l'andamento dei prezzi e la situazione dei mercati nella zona dei paesi europei, quindi nell'Unione, in quella che era l'Unione Economica Europea. Poi, casualmente, all'interno del trattato cominciano, Maastricht, ad essere inserite delle definizioni tali che consentono a questa struttura di essere del tutto indipendente, del tutto autonoma, del poter suggerire e condizionare in qualche modo quelle che sono le politiche economiche dei diversi paesi membri. E questa è già una cosina che mettiamo in archivio. Ne arriva un'altra, anzi, a dire il vero, cominciano ad affiancare al discorso economico e finanziario, dopo Maastricht, l'idea dell'Europa dei popoli. Torniamo alle origini, l'Europa che doveva essere voluta per creare quest'unione dove si viveva in pace, in coesione sociale, in buoni rapporti economici, e quindi cominciano a parlare di Costituzione Europea. Nel frattempo però, dall'entrata in vigore dell'euro, era passato qualche annetto e i cittadini europei, insomma, si erano accorti che qualcosa non funzionava e che tutti i decantati vantaggi di questa Unione Europea, tali vantaggi poi non erano. E che anche, tutto sommato, i prezzi erano aumentati, i diritti di chi lavora o di chi intraprende, degli imprenditori, erano venuti meno, c'erano sempre maggiori difficoltà. E quindi ci sono un paio di paesi che quando è il momento di esprimersi attraverso una votazione, respingono la Costituzione Europea. Problemino. Chi deteneva il potere dice no, questa bocciatura non ci va tanto giù, non ci piace moltissimo, per cui facciamo così, riscriviamo la Costituzione
La rielaboriamo e la facciamo diventare un trattato. Il trattato viene sottoscritto nel 2007 e nel 2009 a Lisbona, il famoso trattato di Lisbona, diventa ciò che poi gli stati hanno semplicemente ratificato. Il popolo non è più, i cittadini non sono più stati chiamati ad esprimersi. È arrivato lì, confezionato, e bisognava farlo, caspita, non vorremmo mica perdere il treno dell'Europa. Qual è il risultato però? Il risultato è che noi abbiamo una Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo e che proprio a partire dal primissimo articolo è diventata carta straccia rispetto a questi trattati. Ci hanno tolto la sovranità da tutti i punti di vista, sovranità nazionale, sovranità di partecipazione democratica dei cittadini, sovranità economica, sovranità alimentare, sovranità fiscale, sovranità militare, tutto. Ci hanno tolto tutto, agricola, sanitaria, tutto. Siamo letteralmente finiti a vassalli di un'entità, visto che già non bastava l'occupazione oggettiva degli Stati Uniti attraverso le basi del nostro territorio, non bastava l'occupazione economica attraverso le basi statunitensi in Italia, adesso abbiamo ceduto proprio, anche felici fra l'altro, di cedere questa sovranità a delle istituzioni europee non elette democraticamente. Se lo dico io, forse i signori qui sotto mi prendono e mi portano via. Lo diceva Cossiga, l'organizzazione politica più antidemocratica che esiste oggi al mondo è l'Unione Europea. Se uno Stato sovrano si fosse dato un'organizzazione istituzionale come quella dell'Unione Europea, saremmo scesi tutti quanti in piazza, armati. Giusto per farvi capire qual è la portata. Sì, ho scelto una copiata recente, insomma, tutto sommato, come dire, c'è cioè l'Europa, ma avrei potuto scrivere Goldman Sachs, che non avrebbe fatto molta differenza. Però, se volete, possiamo fare anche un passo indietro. Il signore sulla sinistra è uno degli autori della famosa letterina Berlusconi, la letterina agostana, dove in maniera cordiale, con una lettera di amorosi intenti, ha imposto quello che doveva fare l'Italia e o arrivava un obbedisco o diversamente, insomma, avremmo accelerato il nostro slalom parallelo con la Grecia. Come è andata poi lo sapete tutti, come sta andando purtroppo lo sappiamo veramente tutti e ce ne rendiamo estremamente conto. Prima accennavo, prendo di mira la Banca Centrale Europea, perché chiaramente è quella di cui sentiamo parlare di più, ma avrei potuto parlare anche della Commissione Europea, avrei probabilmente dovuto anche accennare a quelli che sono i ruoli, a come agisce il Fondo Monetario Internazionale, piuttosto che altre istituzioni che nulla hanno a che vedere con noi cittadini italiani, nulla hanno a che vedere con l'Italia, eppure noi ci troviamo a subire le loro imposizioni, le loro decisioni. La Banca Centrale Europea è totalmente indipendente, gode di immunità, ha una struttura che è nominata, indicata da chi detiene il potere, il più delle volte, fra l'altro, apparentemente arriva da un giudizio politico, ma più precisamente viene elaborata all'interno di circuiti, di stanze segrete, di club segrete, all'interno delle quali chi detiene il potere proprio in maniera effettiva decide chi deve sedere in un posto, chi deve sedere nell'altro, chi deve essere immediatamente messo all'indice, allora magari gli si fa trovare la cameriera e quindi si crea il caso strutto, perché magari è da togliere dal Fondo Monetario Internazionale perché è pronta una persona che magari, come dire, segue un pochino gli ordini. Nessun intervento è possibile da parte dei cittadini e nemmeno da parte degli stati che partecipano all'Unione Monetaria. È totalmente indipendente e autonoma. Il problema è che invece c'è il meccanismo interno e che decide al posto degli stati, per gli stati. Vorrei farvi un esempio. Forse magari qualcuno la ricorderà, una pubblicità che andava alcuni anni fa. La pubblicità del punto e mezzo, un aperitivo, un punto di amaro e mezzo di dolce. Ora, parlare di messo oggi, purtroppo, il mezzo di dolce non c'è proprio. È più che un aperitivo, non c'è nemmeno un digestivo che possa tenere, che lo possa far mandare giù. Perché il MES,
questo meccanismo europeo di stabilità è un'altra trappola che ci ha confezionato l'Europa, che ci sta servendo sul piatto e che ci troveremo in un qualche modo a dover, come dire, a condiscendere, a dover accettare già a partire dal 1° luglio prossimo. È un altro trattato, un altro accordo siglato all'interno dell'Unione Monetaria Europea. Il MES è comunque un meccanismo, un insieme di stati, 17 per la precisione, quelli che ne hanno partecipato dell'area euro, che hanno deciso di sottoscrivere un nuovo fondo che chiamano loro salva stati. Io più precisamente lo chiamo per quello che è salvabanche. Attraverso questo fondo, che attenzione, gode di totale immunità, chiunque abbia rapporti lavorativi a livello apicale, dal livello funzionale più basso o inferiore, è tenuto il segreto professionale. Ma come, caspita, devono gestire i soldi degli stati, i fondi per gli stati? Servirebbe un minimo di trasparenza? No, segreto professionale. Quello che hanno messo in bella luce invece sono le cifre che gli stati devono dare per questo tipo di fondo. Pensate che l'Italia, nelle acque non certo allegre in cui naviga, è obbligata a sponsorizzare per questo fondo la cifretta di 125 miliardi di euro. Perché? Perché è indebitata. Perché l'Italia e altri paesi sono indebitati, è la cosa più logica, no? Io sono indebitata, quindi cosa faccio? Tiro fuori dei soldi perché mi possano salvare dal debito, chiaramente. Sono indebitata, cosa faccio? Faccio un altro debito per poter ripianare il mio debito. È la cosa più sensata e logica possibile e immaginabile. Questo hanno preparato per voi. E non è l'unico esempio. Recentemente sono stata in Grecia. Nel libro che sto finendo ho inserito un paio di cosine un pochino particolari per far capire come funziona l'Europa. L'Europa funziona in questo modo. La Grecia, quasi incredibilmente, è il quinto stato al mondo per acquisto di armi. Il 3% del PIL, allo stesso rapporto degli Stati Uniti, viene dedicato all'acquisto di armamenti. Che deve farci la Grecia con i propri armi? Beh, Papa Andreou, il precedente primo ministro greco, dice no. Noi armi non ce ne servono, poi siamo in una situazione, insomma, abbiamo un po' di ristrettezza, soldi nel portafoglio non ce ne sono tanti, preferiremmo evitare spendere. La Germania e la Francia, che facevano ottimi affari già in precedenza con la Grecia, dicono, avete bisogno di aiuto? Fra l'altro per un bilancio che risulta essere stato aumentato in seguito alla chiusura del bilancio stesso, il bilancio del 2009 poi si chiude e in seguito sarà lievitato. Ma già l'anno precedente avevano, come dire, ritoccato un pochino le cifre per dimostrare che la Grecia era in esasperazione e che c'era necessità di un intervento dell'Eurogruppo. Per cui cosa fanno Francia e Germania? Grecia, vuoi l'aiuto? Comprarli. Per cui, oltre a due sottomarini tedeschi, la Grecia si ritrova a comprare anche le armi, i cannoni, i carri armati dismessi dalla difesa tedesca e a pagarli. La Francia, che non vuol salvare meno, dice, beh, anch'io ho qualche cosina da piazzarti lì, quindi ho un po' di motovedette, ho un po' di elicotteri e ho delle fregate, appunto, delle fregate, gliele ho proprio dato. Il risultato qual è? Che in un momento di crisi enorme, la Grecia compra per cosa? Per ottenere aiuti dall'Europa? Non solo, avrete sicuramente sentito parlare della Troica. Per la Grecia si parla di questo terzetto, Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale di pronto dice, sì sì, io l'aiuto, certamente, però io Grecia, ti do il prestito, per quando si parla di aiuto, attenzione, sono prestiti, quindi si devono restituire e ci si devono pagare più fior di interessi su. Quando in sostanza il Fondo Monetario dice, io Grecia ti aiuto, metto una contropartita, io ti aiuto solo a patto che anche la BCE e la Commissione Europea elargiscano degli aiuti. E come avvengono questi aiuti? Sotto forma di un accordo, un memorandum. E in questo accordo c'è la totale privatizzazione del paese. E quando parlo di privatizzazione non parlo solo di gas, acqua, energia elettrica, di beni immobiliari dello Stato, di isole intere della Grecia, degli aeroporti, dei porti, dei ponti. No, non parlo solo di questo, parlo addirittura della difesa greca che viene privatizzata. Ma come, ha speso più di quattrini per armarsi? La privatizziamo. Parliamo
di un'Europa che ha la sfrontatezza nella persona statale della Germania di essere così forte e così imperante rispetto alla Grecia da concedersi il lusso di spedire 160 suoi finanzieri e riscuotere direttamente le tasse in Grecia. È una cosa inaudita. Il venire meno totalmente di quella che è la sovranità nazionale greca. E dico, caspita, c'è il debito, quindi di fronte a questo debito, e va bene, però, il debito alla fine del 2009 era circa 297 miliardi di euro. Alla fine, con tutti gli aiuti che sono arrivati, con gli interessi sugli aiuti da pagare, diventa di 480 miliardi di euro. Quindi se questo l'ha fare, hanno ragione i greci a dire, grazie, non vogliamo essere salvati. E pensare, questo vale per la Grecia, ma attenzione, vale anche per noi. Se c'è un progetto politico da portare avanti, va portato avanti anche su questo presupposto, perché è così che ci salviamo dalle menzogne e dal cappio del debito. Pensate che la Grecia era stata di esempio anche per l'Argentina. Nel 2003 il primo ministro argentino, rispetto al Fondo Monetario, dice no, io invoco il diritto internazionale affinché venga cancellato il debito dell'Argentina. Si riferiva ad una norma inserita appunto nel diritto internazionale nel 1938, quando c'è stato un processo all'allora Società delle Nazioni, diciamo quello che ha precorso l'ONU. La Grecia a quel tempo doveva un po' di quattrini al Belgio. Il Belgio vuole difendere i suoi interessi, immediatamente fa ricorso alla Società delle Nazioni, cioè se questi mi devono un sacco di quattrini vorrei in qualche modo rientrare. Metaxas, considerato il dittatore della destra, cosa dice? Il mio popolo ha diritto alla sopravvivenza. Se chi governa uno Stato deve decidere qual è la priorità, se ripianare un debito con l'estero o se invece far sopravvivere il proprio popolo e il proprio Stato, ha il dovere di dare la priorità ai propri cittadini. La Società delle Nazioni gli dà ragione, è diritto internazionale, l'ho trovato, è stato ripubblicato anche negli anni Ottanta, è diritto internazionale. Ebbene, lo sapete la Troica cosa ha fatto sulla Grecia? Ha applicato la common law inglese, non il diritto greco, non il diritto internazionale, ma la common law. Su che base? Su un fatto la common law è ciò che succede, ciò che pratica, quindi diventa automaticamente legge. Nel 1870 l'Egitto, che nel decennio precedente aveva cercato di creare delle infrastrutture abbastanza simili a quelle, diciamo, dell'Europa, dell'Occidente, si era indebitato, in particolar modo con una banca francese, che era il Foncier, ma soprattutto con i Rothschild inglesi. E in Inghilterra questo non va bene. Chiede, pretende, ma l'Egitto dice, no, ho dei problemi, devo far sopravvivere il mio Stato. L'Inghilterra, incurante, fa partire le navi, arriva in Egitto, confisca beni, valori, terre, possedimenti per il debito che doveva avere e si ritiene ripagato. Per la Grecia è stato applicato questo tipo di diritto, questa common law. È questo quello che hanno fatto la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Ora, come funziona il sistema? Questo sistema basato su quello che è il potere, non con una coloritura partitica o politica, ma il potere nel senso di chi domina, di chi impera, il potere è espressione delle banche della grande finanza. Prima avevamo appunto i camerieri, che non avevano fatto la scuola alberghiera, però avevamo i camerieri, ecco, che in qualche modo attraverso i partiti politici e la politica eseguivano ciò che veniva detto. Adesso no, non c'è più nemmeno bisogno di questo, perché le banche mettono direttamente a governare, vale per l'Italia come vale per la Grecia, uomini che sono loro espressione, sono uomini Goldman Sachs, sono uomini dei famosi gruppi chiusi, segreti, dalla Trilaterale al Bilderberg, possiamo fare tanti nomi. Le banche agiscono sulla politica, non più tanto sui partiti politici, perché tanto comunque sono loro che cacciano la grana e quindi decidono e dominano, ma quanto piuttosto sugli effetti della politica sui cittadini. E la politica immediatamente si diventa tutti noi. Quando ci dicono bisogna fare sacrifici,
c'è bisogno di fare più sacrifici. E poi magari cacciamo via delle miliardate per acquistare dei cacciabombardieri dagli Stati Uniti, paghiamo di tasca nostri soldi per mantenere le basi americane del nostro paese, alla faccia della sovranità. Bene, questi quattrini li possiamo buttare nello sciacquone, ma noi, no, noi dobbiamo fare più sacrifici. Gli imprenditori arrivano a suicidarsi, ma non perché si sono concessi dei lussi o chissà quali sprechi, ma perché le banche hanno chiuso loro i rubinetti, i creditori non li pagano, i clienti non ce la fanno a pagarli. E queste persone hanno dei dipendenti da mantenere. Non riescono più ad andare avanti. E per il valore che hanno dato alla loro attività, alla loro azienda, spesso sono addirittura colleghi di lavoro che vengono assunti come dipendenti, per il valore etico e sociale della loro impresa, arrivano ad uccidersi, a togliersi la vita. È una follia. È questo dove ci hanno portato. Uno dice, vabbè, sei venuta qui, adesso hai dato un colpo di grazia, ma me ne vado. Se sono qui è proprio per questo, perché qualcosa si può fare. Si può innanzitutto informare, come diceva giustamente Alberto, ed è una delle cose fondamentali, perché attraverso l'informazione riusciamo a far avere consapevolezza. Molti italiani semplicemente non sanno, perché presi come sono dai mille problemi, arrivano a casa distrutti, problemi con la famiglia, problemi all'università, problemi nel lavoro, problemi in azienda, i pensionati che vanno a guardare nella moneta per vedere se riescono a trovare qualche cosa per potersi sfamare, accendono la televisione, non hanno voglia di pensare, di stare ad ascoltare, ma sarà vero o non sarà vero. La televisione arriva, non ci sono più barriere, entra dentro e quello che dice la televisione è la verità, è la mia opinione. Siamo arrivati a questo livello. Se invece cominciamo a fare un po' di informazioni, è difficile, ma se cominciamo a fare della sana informazione potremmo avere più persone consapevoli. E più persone consapevoli si rendono anche conto che hanno più potere, più possibilità di agire insieme, che non ci stanno più all'interno degli steccati che hanno costruito per noi, per tenerci divisi in tifoseria, farci la guerra. Bravo. Ci hanno tenuto separati su fronti opposti, su fronti diversi, ci siamo scannati per anni e in questi anni loro hanno potuto tranquillamente passare con le condizioni che adesso stiamo subendo. Si può fare molto, si possono cominciare a fare delle battaglie insieme, ci saranno punti che ci dividono, ma ce ne sono tanti sui quali si può e si deve lavorare insieme. Se i cittadini italiani, se il popolo italiano, se questo paese acquisisce quella necessaria consapevolezza di se stesso, questo sistema va a rotoli.